ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza. Ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Tutto bene? Con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishvapadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Madhusevita Prabhuti Namine Dasyata Prabhupadasya Nima Gnai Nirantanam Rupasya Plane Shiksham Pirakai Namostute Namo Vishvapadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastata Nishatarine Dayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Saluto speciale a tutti i devoti, tutti gli amici in questo momento in linea, coloro i quali riascolteranno questo studio sullo Srimad Bhagavatam dall'archivio su YouTube. Ricordiamo a tutti quanti che domenica prossima si festeggerà Sri Ramachandra. Ecco, a scanso di equivoci perché ho fatto un po' di confusione ultimamente con le date, così ecco. Sanciamo, no, come si dice, proprio, ecco, attestiamo, appuriamo che, ecco, domenica prossima, festa di Shri, in onore di Shri Ramachandra, qui al Tempio potete venire a rendere i vostri omaggi alle forme divine di Shri Krishna. Allora, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto, i doveri assegnati all'umanità. I doveri assegnati all'umanità. L'umanità dei doveri, se no non è umanità. Doveri della realizzazione spirituale. Sadaka. Gli uomini devono trasformarsi da uomini a sadaka, ovvero da uomini quindi da forma umana, da forma umana. Ah, sadaka, sadaka significa, tu ricordi che significa sadaka? Bravo, sì, candidato alla liberazione. Sadaka significa proprio così, candidato alla liberazione. Hare Krishna. Allora, invece la cultura odierna dirotta il percorso di un'anima. Allora, si nasce omaggyana, cioè si nasce subumana, anche se in forma umana si nasce subumani, con una coscienza subumana. Allora si nasce subumani e la cultura, tutto il percorso educativo, formativo, scolastico, universitario, dirottano il percorso dell'anima verso tutta una serie di ruoli, di false designazioni, identificazioni che con l'anima veramente non hanno nulla a che vedere e quindi uno perde così l'opportunità di ottenere la libertà, sadaka, diventare un sadaka invece di essere umano, subumano, essere umano, sadaka, anima spirituale, libera nel mondo spirituale. Hare Krishna. Allora, i doveri assegnati all'umanità.
ottenere la libertà. Verso, capitolo secondo intitolato Ajamil, liberato dai Vishnuduta, il verso numero 40. Leggiamo insieme. Sa, sa tasmin, tasmin deva sadhana, deva sadhana. Sa tasmin deva sadhana, sa tasmin deva sadhana. Asino, asino yogam, yogam astitaha, astitaha. Asino yoga, yogam astita, asino yogam astita. Pratyari tendriya gramo, Pratyari tendriya gramo, Pratyari tendriya gramo, Yuyoja, Yuyoja, Mama, Mana, Mana, Atmani, Atmani, Yuyoja, Mana, Atmani, Yuyoja, Mana, Atmani, Satasmin deva sadhana, Satasmin deva sadhana, Asino yoga mastita, Asino yoga mastita, Pratyari tendriya gramo, Pratyari tendriya gramo, Yuyoja mana atmani, Yuyoja mana atmani, prego. Satasmin deva sadhana, Satasmin deva sadhana, Asino yoga mastita, Asino yoga mastita, Pratyari tendriya gramo, Yuyoja mana atmani, Satasmin deva sadhana, Asino yoga mastita, Pratyari tendriya gramo, Yuyoja mana atmani, Sah. Egli a Jamil, Tasmin, in quel luogo Ardvar, in quel luogo Ardvar, Deva Sadane, Deva in un tempio di Vishnu, in un tempio di Vishnu, Asina, Asina, situato, situato, Yoga Mastita, Yoga Mastita, compì il Bhakti Yoga, compì il Bhakti Yoga, Pratyahari Pratyarita, Pratyarita, ritirato da tutte le attività del piacere dei sensi, ritirato da tutte le attività del piacere dei sensi, Indriyagrama, Indriyagrama, i suoi sensi, i suoi sensi, Yuyoja, Yuyoja, fisso, fisso, no no fisso, ah, fisso, Mana, Mana, la mente, Atmani, Atmani, sul sé, sul sé, ovvero sull'anima suprema, Dio la persona suprema, ovvero sull'anima suprema, Dio la persona suprema. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Allora, qui è sempre Shukadeva, qui è sempre Shukadeva Goswami che sta narrando a Maharaj Parikshit. Sta narrando a Maharaj Parikshit questo episodio altamente istruttivo. Allora, nella città di Ardvar, Ajamil prese rifugio in un tempio di Vishnu, dove portò a compimento il metodo del Bhakti Yoga. Egli controllò i sensi e concentrò in modo completo la sua mente nel servizio del Signore. Rileggiamo insieme. Nella città di Ardvar, nella città di Ardvar, Ajamil prese rifugio in un tempio di Vishnu, prese rifugio in un tempio di Vishnu, dove portò a compimento il metodo del Bhakti Yoga, dove portò a compimento il metodo del Bhakti Yoga. Egli controllò i sensi, egli controllò i sensi, e concentrò in modo completo la sua mente, e concentrò in modo completo la sua mente nel servizio del Signore, nel servizio del Signore. Spiegazione. I devoti che si sono uniti al movimento per la coscienza di Krishna possono vivere comodamente nei nostri numerosi templi e impegnarsi nel servizio devozionale al Signore. Essi possono così controllare la mente e i sensi e realizzare il pieno successo dell'esistenza. Questo metodo è stato tramandato da tempo immemorabile. Facendo tesoro degli insegnamenti che si possono ricavare dalla vita di Ajamil, dovremmo decidere fermamente di fare ciò che è necessario per seguire questa via.
Vediamo quanto è importante che ci siano templi, sempre più templi, che diano a tutti quanti, ovvero a tutti coloro i quali sono interessati alla liberazione, quindi sadaka, candidandosi così alla liberazione. Quanto sono importanti questi templi che offrono a questo tipo di persone l'opportunità di elevarsi da una condizione miserabile, ovvero caratterizzata da continue sofferenze, continue angosce, continue paure. Ecco la paura è il problema più grosso. La paura è il problema capitale per ogni essere vivente, non solo umano, per ogni essere vivente, la paura. Ecco, liberarsi così dalla paura, abhai, abhai, è l'unico modo per liberarsi dalla paura e prendere rifugio, completamente rifugio, nei piedi di loto del Signore, ovvero lì dove è raggruppato un numero praticamente infinito di puri devoti del Signore, che possono aiutarci, sostenerci, guidarci, ispirarci, indicarci la via del ritorno a casa. Lì, quello è il nostro posto, in quanto esseri umani, ovvero in quanto anime incarnate in una forma umana. Allora, qui Shukadeva Goswami, ecco appunto l'importanza di templi. Qui a Roma vorremmo stabilire un tempio, un grande tempio, destinato a questo scopo, dare a tutti quanti la possibilità di impegnarsi nel servizio di devozione al Signore. Un grande tempio in una città così importante come Roma permetterebbe continue occasioni di compagnia spirituale e guida spirituale da parte di devoti avanzati, predicatori erranti, maestri spirituali che verrebbero a elargire la propria guida e il proprio sostegno a tutte queste persone che vogliono appunto impegnarsi nel servizio di devozione. Hare Krishna. Allora, in posti come questi è possibile controllare la mente e i sensi e realizzare il pieno successo dell'esistenza, dice Prabhupada qui in questa spiegazione. Impegnarsi nel servizio di devozione al Signore, controllare la mente e i sensi e realizzare il pieno successo dell'esistenza. Sì, perché non può esserci successo se non c'è l'autocontrollo, non può esserci successo se non c'è il controllo della mente e dei sensi. Come abbiamo detto altre volte, lo scopo dello yoga è triplice. Il primo è quello di controllare i sensi. Il secondo è quello di purificare le nostre attività. Il terzo è quello di riconnettersi a Krishna. Riconnettersi a Krishna. Yoga, quello è lo scopo. Per giungere a questo prayojana, per giungere a questo frutto maturo dello yoga, ovvero la riconnessione, riunione a Krishna, o riconnessione con Krishna, è necessario controllare i sensi e la mente considerata il sesto senso, no? Nella Bhagavad Gita ha spiegato questo, vero? No, che la mente è considerata il sesto senso. E purificare le nostre azioni, il nostro agire, la nostra condotta, attraverso appunto il controllo della mente e dei sensi. Allora, Srila Rupa Goswami spiega che è possibile ottenere il risultato desiderato, ovvero la perfezione dell'esistenza, controllando i sei nemici, così come li definisce Bhaktivinoda Thakur, i sei nemici, ovvero i sei impulsi, Bacha Vegan, Manasa Krodha Vegan, Jiva Vegan, Udarupasta Vegan, Etan Vegan, Yavishai Tadira, Sarvama Pimam, Pritivim, Sashishat. Dunque è possibile raggiungere la perfezione dell'esistenza, che consiste nell'affrancarsi dalle miserie della natura materiale e aiutare anche gli altri. In questo consiste la perfezione, nel salvare se stessi e nell'aiutare anche gli altri.
semplicemente controllando i sei impulsi. Nel suo Upadeshamrita, ovvero nel suo Nettare dell'istruzione, Rupa Goswami, professore trascendentale della scienza spirituale, sommo rappresentante della persona sovrana e divina, dell'autocrate supremo, Shri Krishna, Dio la persona suprema, ci indica non soltanto quali sono i sei impulsi, come diciamo possiamo capire pure da soli, non si può capire da soli, ma ci indica soprattutto il modo per controllarli. Allora, Bacio e Vegan, prima cosa da controllare è l'impulso a parlare, a dire la propria, a dare la, a fornire la propria visione del mondo, secondo me. È possibile controllare questo impulso a parlare che hanno tutti quanti parlando di Krishna, giusto? Recitando i santi nomi di Krishna innanzitutto e poi parlando di Krishna agli altri sulla base di quella che è la nostra reale realizzazione spirituale, senza imitazione, senza ostentare una condizione spirituale che assolutamente non è nostro appannaggio. E quindi parlare di Krishna, cantare Hare Krishna, recitare i santi nomi di Krishna e parlare di Krishna agli altri. Bacio Vegan, Mana Sakroda Vegan, come si controlla la mente? Savai Mana Krishna Padaravinda Yoga, ponendo la mente, che è sempre molto irrequieta, molto forte, ostinata, ponendola ai piedi di loto di Krishna, come abbiamo detto prima, posizionando la nostra mente, la nostra intelligenza, ponendo la nostra volontà sulla volontà divina, e sintonizzandola sulla volontà divina. Alla fine mente significa desiderio, mente significa volontà. Se noi posizioniamo la nostra mente, ovvero considerando la sua caratteristica di volontà, di desiderare, di volere, sul volere di Krishna, sul desiderio divino, allora la nostra mente è controllata, automaticamente controllata. Sarà controllata da Krishna. Krishna è il padrone, il signore, il controllore della mente. Vasho Vegan, Manasa Kroda Vegan, la collera può essere controllata se utilizzata per difendere il movimento della coscienza di Krishna, i puri devoti di Krishna, per difendere. Allora quella collera, quella rabbia è così purificata e sublimata. Kroda Vegan, Jiva Vegan, Jiva, la lingua si può controllare dando alla lingua continue opportunità di vibrare suoni spirituali e gustare cibi spirituali, cibi offerti a Krishna. Così la lingua è controllata. Dovremmo sempre solo gustare, dare alla lingua, gettare in pasto alla lingua soltanto cibi che sono stati precedentemente offerti a Krishna. Udara, upasta, stomaco e genitali rimangono, no? Gli impulsi dello stomaco e dei genitali. Possiamo notare come, appunto, come abbiamo notato altre volte, fatto notare altre volte, che la lingua, lo stomaco e i genitali si trovano su un'unica linea retta. Controllando la lingua, così come abbiamo detto, Tashir Krishna Namadina Bhavet Griya Grayam Indrai Sevo Mukhe Ijiva Dosvayameva Spuratyada, controllando così la mente, ovvero facendole cantare sempre il mantra Hare Krishna e facendole vibrare la Krishna Katha, discorsi su Krishna, e dandole sempre solo cibo santificato, allora è possibile controllare anche lo stomaco e i genitali, e così è possibile comprendere davvero chi è Krishna, cosa è, chi è davvero Krishna, Dio la persona suprema. Quindi questo è, diciamo, un quadro un po'
sintetico di quello che è enunciato in maniera molto esaustiva e completa nel primo verso dell'Upadeshamrita. Andiamo a vedere che cosa la Bhagavad Gita invece ci suggerisce a riguardo di questo argomento, il controllo dei sensi. Esattamente nel secondo capitolo, sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, Arjuna pone una domanda ben precisa a Krishna. Gli chiede: Krishna, da cosa si riconosce una persona che ha la coscienza immersa nella trascendenza? Un trascendentalista. Da cosa lo si può, da cosa, da quali caratteristiche o sintomi precipui io posso appunto riconoscere un trascendentalista e non confonderlo con qualcun altro che simula, che imita, che ostenta? Come faccio a riconoscere? Allora, Krishna inizia a spiegare questo ad Arjuna. Andiamo per esempio al verso 58, ecco, dal verso 58 al verso 72. Dal verso 58 al verso 72 Krishna enuncia la scienza del controllo dei sensi, cosa un'anima spirituale che controlla i sensi, che si sforza di controllare i sensi, sperimenta nella sua vita. Allora, quindi la domanda di Arjuna è il verso 54 del secondo capitolo, poi Krishna introduce dal verso 55 l'argomento dicendo: quando una persona rinuncia ai molteplici desideri di godimento dei sensi, che sono il frutto della speculazione mentale, e la sua mente, così purificata, trova soddisfazione solo nel sé, si dice che la sua coscienza è perfettamente trascendentale. Chi non è turbato dalle tre forme di sofferenza o inebriato dalle gioie della vita, quindi anche la gioia è considerata un turbamento. Perché è considerato un turbamento la gioia? Perché è quello che tutti cercano. Perché è considerato un turbamento? Una gioia separata dalla crescita. Certo, parla della gioia separata da Krishna, non della gioia in generale, ma della gioia separata da Krishna. La gioia separata da Krishna non può essere vera gioia, ma è soltanto una illusione, perché la gioia, l'anima la può veramente sperimentare solo se yoga kshema, no? Se diventa il ricettacolo della protezione e della misericordia di Krishna. Solo così può essere un'anima veramente gioiosa. E poi dice: allora, chi non è turbato dalle tre forme di sofferenza o inebriato dalle gioie della vita, infatti dice inebriato, intossicato, no? Ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma. Poi dice: la persona che in questo mondo non si lascia turbare da ciò che di bene o di male le si presenti e non apprezza l'uno, cioè ciò che c'è di bene in questo mondo, né detesta l'altro, ciò che c'è di male, è fermamente situata nella perfetta conoscenza. E poi inizia, verso 58, dicendo, entrando proprio nel merito del controllo dei sensi, dice: chi è in grado di ritrarre i sensi dai loro oggetti, proprio come una tartaruga che ritrae le membra all'interno della corazza, è fermamente stabilito nella perfetta conoscenza. Chi è in grado di ritrarre i sensi dai loro oggetti? Stabilito nella perfetta conoscenza. Ha capito, in altre parole, il saggio, il vero yogi, ha capito che i sensi, abbiamo una specie di formula matematica, sensi più relativi oggetti uguale sofferenza. Ha capito questo. L'ha capito per esperienza. Però non capiva davvero il nesso fra queste due cose, però lo capisce grazie alla perfetta conoscenza ricevuta, teorica ricevuta dalla Bhagavad Gita e dai grandi santi trascendentalisti. Allora l'ha capito: sensi più oggetti uguale sofferenza. Allora, cosa fa il saggio? Contatta gli oggetti dei sensi.
Chi è di recente che abbiamo ascoltato che raccontava di quando a Srila Prabhupada sottoposero una fotografia di uno yogi che rifiutava un piatto pieno di Conteya Prabhu, forse il devoto Bhaktisagar Sì, Maharaj, mi sa. sì, Sannyasi lì al villaggio Hare Krishna qualche giorno fa, mostrarono a Srila Prabhupada la foto di uno yogi. Phalgu Vairagya, no? Cioè, voglio dire, come si dice, come falsa rinuncia, sì. Questo yogi che rifiutava con disgusto un vassoio pieno di banconote o di oro, di gioielli, lo rifiutava. E Prabhupada invece disse: fate a me una foto, fatemi una foto in cui io abbraccio quello stesso vassoio. Yuktam Vairagya. Il vero distacco è quello che consiste nell'utilizzare tutto al servizio di Krishna. Allora, qual è il criterio che segue un vero trascendentalista? Contatta gli oggetti dei sensi o per necessità, necessità significa per mantenere l'anima e il corpo insieme, giusto? Per necessità, mangia, deve mangiare per mantenersi in vita, per ricevere quelle sostanze nutritive grazie alle quali può agire tranquillamente nel mondo, ovvero agire in servizio di devozione, oppure contatta gli oggetti dei sensi per servizio a Krishna, appunto, Yukta Vairagya. Yukta Vairagya. Questo è il criterio. Non è che lui approfitta delle situazioni che gli si parano dinanzi. Intendo occasioni di gratificazione dei sensi, non è che ne approfitta, vabbè, è successo, come che diceva prima, ciò che di bene le si presenti, ciò che di bene si presenta nella sua vita, va bene, ne approfitto, non me la sono cercata, mi è arrivata, sarà una grazia divina, un dono del cielo, ne approfitto, peccato sarebbe non approfittarla. Quindi non approfitta. I sensi sono infatti paragonati a dei serpenti, sono paragonati a dei serpenti. Allora, così come esistono gli incantatori di serpenti, coloro i quali riescono a controllare i serpenti, così il saggio controlla questi sensi, questi serpenti velenosi, li controlla, grazie alle prescrizioni e alle restrizioni presenti nelle scritture, enunciate appunto nei Shastra, nei Veda, e elargiti, spiegate con profondità e dettaglio dagli Acharya, quindi restrizioni e prescrizioni. Va bene? Le restrizioni e le prescrizioni cosa producono come esito? Te lo ricordi? Cose da fare, cose da non fare, cosa producono nella. Sì, fermezza e determinazione nella coscienza di Krishna, stabilità nella coscienza di Krishna. Non esautorano, sai, esautorano, cioè non privano il candidato devoto, non lo privano della sua libertà, trasformandolo in un automa. È chiaro questo, no? È spiegato invece nella Bhagavad Gita, chiaramente si può andare a leggere verso 58 della Bhagavad Gita, che queste restrizioni e queste prescrizioni producono un unico straordinario e meraviglioso risultato, ovvero la stabilità nella coscienza di Krishna, laddove uno la volesse. Poi andiamo al verso 59. Andiamo al verso 59. Allora, Krishna dice: anche se si astiene dai piaceri materiali, vediamo se c'è qualcuno intanto che ha scritto, perché. Ah, ecco, c'è Mauro, Hare Krishna Mauro. Hare Krishna. Domanda: molto spesso Prabhupada nel Bhagavatam afferma che bisogna soffermare la mente sulla forma di Krishna, partendo dai suoi piedi di loto, fino ad arrivare in alto, braccia, occhi, viso, eccetera. A quale forma si riferisce? Narayana o Krishna con il flauto? La si può fare osservando una figura esterna o anche chiudendo gli occhi e facendolo mentalmente? Prabhupada più volte afferma che facendo questa meditazione si controlla la mente. Grazie, Hare Krishna, scusate la lunghezza della mia domanda. No, no, è giusto.
Allora, la si può fare osservando una figura esterna, certo, o osservando una figura esterna, sì, la Murti. E osservando la Murti si può, appunto, partendo dai piedi di loto e poi su, per rispetto. Krishna non aspira ad essere il centro, questo è chiaro, questo dovrebbe essere chiaro. Krishna non aspira ad essere il centro, infatti in Goloka Vrindavana questo lui lo chiarisce, lo dimostra apertamente. Ma me lo puoi passare, impazzito il telefono, che sta succedendo? Oddio, aiuto, che cos'è? Vabbè, aspettate. Scusate, non volevo. Allora, dove ero arrivato? Ah sì, Krishna non aspira ad essere il centro, anzi lui aspira a far diventare i suoi devoti il centro. Vedi Arjuna, a un certo punto gli dice chiaramente: caro Arjuna, sappi, perché è bene che tu e tutti quanti lo sappiano, questi Kuru, i Kaurava, cioè il nemico l'ho già fatto fuori io, cioè tu consideralo già morto, e sono già morti ma non lo sanno, e l'autore di questa uccisione sono io. Tuttavia vai e combatti tu, agisci come uno strumento nelle mie mani e la gloria sarà tua. Lo dice chiaramente. Quindi Krishna non aspira ad essere il centro, ma per purificare la nostra condizione malata da livore, la nostra malattia consiste nel livore, nella collera, nel risentimento nei confronti di Krishna. Krishna, per farci guarire da questa malattia, si presenta come il sovrano supremo, l'autocrate sommo, e allora la scienza della Murti prescrive che le Murti, appunto, che le forme del Signore siano adorate con sfarzo, con opulenza, con sublime abbondanza. E allora Krishna si presenta al centro dell'altare, sull'altare, su una pedana, solo i brahmana possono salire su questo, quindi non tutti possono toccare il corpo delle Murti, fiori, incensi, abiti finemente confezionati e sontuosamente decorati, quindi gioielli. Fa questa parte qui Krishna, va bene? Fa questa parte qui, ma veramente Krishna non aspira a questo. Allora, colui il quale vuole onorare con i propri occhi, con la propria vista, darshan, con la propria vista, le forme trascendentali di Krishna, che normalmente a quello che Vrindavana non si presenta così, ma si presenta in un'estrema umiltà come mandriano, va bene? Come diceva un amico devoto, mandriano è sporco di terra, di sterco di... cioè, no, mandriano fa questo, se lo ricordi, no? Ecco, per onorarlo davvero nel nostro cuore dovremmo renderci conto che Krishna non, diciamo, prova un po' di imbarazzo nel manifestarsi così. Allora cominciamo a guardarlo dai piedi, piano piano, piano piano, piano piano, e poi solleviamo lo sguardo fino ad arrivare al volto di Krishna. Certamente, poi c'è, questa diciamo è a livello di lila, no? A livello del lila, a livello di tattva è spiegato che, ovvero a livello di verità filosofica, è spiegato che il motivo per cui si guarda, si osserva Krishna, si inizia a osservare Krishna partendo dai piedi e poi con progressione salendo verso il viso, il motivo è che non si può giungere improvvisamente
al volto di Loto di Krishna, che rappresenta l'intimità della sua natura, non si può aggiungere immediatamente. Allora si comincia dai piedi di Loto, quindi tradotto nel Bhagavatam sono 10 canti, si inizia dal primo canto perché si iniziano a spiegare le sue energie, la sua forma universale, i suoi avatara. Quindi ci si addentra sempre di più fino a giungere al volto di Loto di Krishna, che corrisponde ai passatempi, alle attività trascendentali intime di Krishna, ovvero decimo canto. Hare Krishna. Quindi Prabhupada più volte afferma che facendo questa meditazione si controlla la mente. Sì, così facendo la mente è controllata. Grazie Hare Krishna. Grazie a te, grazie a voi Mauro, Paolo, Hare Krishna. Allora, dove eravamo arrivati? Sì, che stavo... I sensi come una tartaruga, sì. Bisogna ritirarli come una tartaruga, i sensi. Quindi ci sono queste proibizioni, questi comandamenti. Altrimenti se non li si osserva non ci si può fermamente situare nella coscienza di Krishna, dice. E Prabhupada dice l'esempio migliore è quello della tartaruga, appunto, menzionato nel verso. La tartaruga quando ritira i suoi sensi e le sue membra, la testa, le membra e la coda, quando avverte il pericolo. Noi dovremmo sapere che, appunto, come abbiamo detto prima, sensi più oggetti dei sensi relativi uguale sofferenza. Quindi dovremmo riconoscere il pericolo e ritirare. Il mio maestro spirituale fa un esempio: la torta buonissima, profumatissima, però abbiamo saputo che il pasticcere ha impastato gli ingredienti con del veleno, in odore, in colore, in sapore, ma c'è, e però c'è un profumo sconvolgente, però so che è avvelenata e che mangiarla significa morte immediata, allora io ritiro la mia lingua vorace, la mia lingua biforcuta, la ritiro, e la mia lingua vogliosa e libidinosa la ritiro, perché so che se la mangio muoio. Così. Allora, verso 59. Grazie a voi, grazie per la domanda e l'intervento. Verso 59. Anche se si astiene dai piaceri materiali, dice Krishna, l'anima incarnata conserva il desiderio per gli oggetti dei sensi, ma se prova un gusto superiore metterà fine a questi godimenti inutili e resterà fissa nella coscienza spirituale. E praticamente qui Krishna sta spiegando che ritirare i sensi non è qualcosa di automatico, non viene assolutamente automatico, giusto? Ritirare i sensi, tutt'altro. Succede, può avvenire, ed è un evento straordinario, solo se c'è quello che qui viene definito param, il param drishtvani vartate, ovvero un piacere che Prabhupada definisce cose di gran lunga superiori, cose di gran lunga superiori, piaceri, gusti superiori. In altre parole, il controllo dei sensi si basa su un gusto, su un piacere, su una soddisfazione superiore. Superiore a cosa? Superiore a quella che si sperimenta quando mettiamo i nostri sensi a contatto con gli oggetti dei sensi. Si prova una certa soddisfazione. Pensiamo soltanto al piacere sessuale, che è il piacere più elevato. Quasi equiparato dall'eroina, spiegato, però, no? Però ecco, il piacere dell'atto sessuale, che procura l'atto sessuale, è il piacere più elevato. Come si fa? Prabhupada dice, come se io voglio vincere un nemico, ho bisogno di una forza superiore, altrimenti il nemico vincerà, lui. Io soccomberò. Analogamente, per poter vincere il nemico
ovvero la gratificazione di sé, Maya, in altre parole, l'illusione che così si possa incontrare la felicità. Il nemico è vinto grazie al Param, Drishtva Nivartate, al Param. Quindi questo controllo si basa assolutamente ed esclusivamente sulla soddisfazione e sul gusto che il servizio di devozione procurano. Solo il servizio di devozione a Dio, a Krishna, la persona suprema, procura questa gioia, questa soddisfazione, grazie alla quale uno perde ogni attrazione per la gratificazione dei sensi, per i piaceri materiali che sono definiti, come li definisce Prabhupada, i piaceri materiali, che perdono il loro valore. Shalbi e monotoni. I piaceri materiali sono in realtà scialbi e monotoni. Uno deve fidarsi, praticare il servizio di devozione secondo le prescrizioni e le restrizioni e se ne renderà conto. Se no, non se ne rende conto, se no è come quello lì che lecca il barattolo del miele. Ma avevi detto che era dolce. Ma avevi detto che era buonissimo, e mi avevi detto questo, e mi avevi detto quello. Io ci ho provato, non mica vero. Non è vero che è così dolce come dici. Ma guarda che stai leccando. Sì, stai leccando, però hai diciamo, eluso una parte fondamentale dell'insegnamento. Devi aprire il barattolo e devi leccare dentro il barattolo. Poi infilaci le dita, infilaci un cucchiaino, infilaci un cosino, quelli lì tipici del miele, ma aprilo e gustane il contenuto, non leccare il vetro o il barattolo o quello che è la confezione, perché così è certo che non proverai quel gusto di cui si parla nelle scritture. Leccare il barattolo, cosa significa? Jai Goranga chiede: Prabhu, puoi definire meglio cosa significa leccare il barattolo? Mannaggia. Leccare il barattolo significa non osservare in maniera seria le regole, le norme, non conformarsi alle prescrizioni e non osservare le restrizioni. Questo significa. Se io lo faccio a metà, lo faccio in parte, può significare anche aprire un po' il barattolo, quindi un po' di aroma del miele viene fuori, no? Promana questo, dall'interno viene promanato questo profumo, e uno però non sta aprendolo completamente il barattolo e pensa: ah, vabbè, sì, no, un po' giusto, sì, un po' di soddisfazione, uno la prova, certo che il profumo del miele, no? È già quasi miele, no, giusto? Però ancora non è il miele davvero, no? Non ti stai nutrendo di quel miele. Così, quello significa non osservare e non conformarsi. Eh sì, completamente, completamente, certo, per forza. Materialista che gira nel mondo Ripeto, perché il materialista che gira nel mondo sta proprio lontano dal barattolo di sta miele. lontano. Sì, i materialisti, la persona che non, le persone che normalmente vediamo fuori dalla coscienza di Krishna non sanno neanche che c'è il miele. Hanno sentito parlare che c'è della felicità, ma non sanno assolutamente che cos'è, come sperimentarla, come raggiungerla. Pensano che la felicità si ottenga accumulando le cose che desiderano accumulare. Ognuno ha i suoi gusti, poi alla fine, no? Poi comunque soldi, no? Denaro, perché col denaro io posso comprare ciò che desidero, no? E quindi alla fine la felicità è data dal denaro, questo è. E questo è. Allora, scialbi e monotoni. I piaceri materiali sono scialbi e monotoni. Sì, così è, proprio così. Scialbi e monotoni. Allora, verso 60. I sensi sono così forti e impetuosi, o Arjuna,
da travolgere perfino la mente di una persona giudiziosa che si sforza di controllarli. Persona giudiziosa. Vediamo che parola usa. Persona piena di discernimento, vipascita, giudiziosa, piena di discernimento. Allora, i sensi sono così forti e impetuosi, caro Arjuna, caro Arikirta, caro Jayagoranga, caro Prasigoti, cari Mauro, Paolo, tutti coloro i quali leggono la Bhagavad Gita, ci dice così, i sensi sono così forti e impetuosi da travolgere perfino la mente di una persona giudiziosa che si sforza di controllarli. Perché è vero, c'è una fortissima, potentissima affinità fra i sensi e i relativi oggetti. C'è una potentissima affinità, che la possibilità di venire trascinati via è molto alta. Però la coscienza di Krishna è fonte di gioia, in realtà. Noi apprendiamo susukam kartum, la sua applicazione gioiosa. Noi dobbiamo accettare questa informazione dalla Bhagavad Gita. Noi dobbiamo modificare i nostri riferimenti. Dalla Bhagavad Gita apprendiamo che l'applicazione della coscienza, della scienza di Krishna nella nostra vita è susukam. Se sukam significa gioiosa, susukam significa addirittura estremamente gioiosa. Noi dobbiamo fidarci, dobbiamo modificare i nostri riferimenti. Se il nostro riferimento invece rimane l'esperienza che deriviamo dal non praticare la coscienza di Krishna così com'è, e quello si sostituisce, quel riferimento lì si sostituisce invece al riferimento eterno, avyayam, sempiterno, perfetto della Bhagavad Gita, che ci dice invece il contrario, che la coscienza di Krishna è susukam kartum, che la sua applicazione è, produce una soddisfazione inenarrabile, ineffabile, perfetta. Così se non lo facciamo, ovvero se non modifichiamo i nostri riferimenti, rimarremo sempre molto delusi, frustrati, e alla fine lasceremo la coscienza di Krishna. È inevitabile, perché in quanto anime noi siamo alla ricerca della felicità. Anandamayo Vyasat. Noi siamo particelle di felicità. Quindi la coscienza di Krishna è fonte di perfetta, assoluta e straripante felicità. Da dove deriva la felicità per noi praticanti della coscienza di Krishna? L'alba, i primi raggi di felicità, in cosa consistono? Nel sapere che Krishna, il maestro spirituale, i devoti sono soddisfatti dei nostri tentativi di staccarci dalla gratificazione dei sensi, soddisfatti dei nostri sacrifici, del nostro applicare la coscienza di Krishna al massimo delle nostre possibilità. Il sapere che Krishna, il maestro spirituale, i devoti sono soddisfatti, questo genera gioia nel cuore. Ecco perché un devoto continua a praticare la coscienza di Krishna, ispirato, ispira. Essendo ispirato può ispirare anche gli altri, no? Quindi in questo consiste la felicità dei praticanti della coscienza di Krishna. E quella felicità, questo tipo di felicità nel sapere che il maestro spirituale è contento, i devoti sono contenti, quindi Krishna è contento, perché i devoti sono l'interfaccia, diciamo, i devoti e il maestro spirituale, in quanto rappresentanti di Krishna, se sono soddisfatti vuol dire che Krishna è soddisfatto. È molto semplice, molto semplice, il punto è semplice. Questa soddisfazione nel sapere che Krishna è soddisfatto non rende appunto scialbo, monotono e insignificante qualunque altro piacere precedentemente sperimentato attraverso il contatto dei propri sensi con gli oggetti relativi. Non c'è paragone. Ecco perché un devoto continua ispirato e ispirante
a praticare la coscienza di Krishna così com'è, per quello, perché proprio questa felicità qui è quella la felicità, ripeto, nel sapere che Krishna è soddisfatto, il maestro spirituale è soddisfatto, i devoti sono soddisfatti dei nostri sforzi in coscienza di Krishna. Quindi più io mi attengo alle prescrizioni e osservo le restrizioni, più Krishna è soddisfatto e quindi più il maestro spirituale e i devoti sono soddisfatti. Se mi attengo completamente, osservo completamente, il maestro spirituale è contentissimo, i devoti sono contentissimi, Krishna è contentissimo. Come si fa a non essere contenti nell'apprendere, nel sapere, nel comprendere questo? Ah, appunto, quindi, come una madre e un figlio, no? Prabhupada fa sempre l'esempio della madre e il figlio. La madre, magari una giovane donna, abituata a uscire con le amiche, no? Prima di avere un figlio, no? Di mettere al mondo un figlio, abituata alla sua vita sociale, alle sue abitudini, ai suoi schemi, alle sue cose. Un figlio, appena nato, necessita costanti cure da parte della madre. La madre, nel vedere, nel constatare la soddisfazione del figlio che si sente amato, curato, deriva cosa? Felicità. Lei stessa nel vedere il figlio soddisfatto. E così il devoto è felice nel vedere il maestro spirituale e i devoti soddisfatti, sapendo che loro sono rappresentanti di Krishna, che quindi è Krishna che sta sorridendo di soddisfazione. Hare Krishna. Poi andiamo avanti. Verso 61. Chi frena i sensi tenendoli sotto controllo e assorbe la coscienza in me dà certamente prova di un'intelligenza ferma. Frena i sensi, come che diceva invece quel manifesto, che lasciati trasportare dai tuoi sensi, diceva, no? E che immagine c'era? Una bella ragazza, ovviamente, distesa su uno scoglio, sul mare, dove era? Lasciati trasportare, cose che pubblicizzavano, non so, ricorda neanche più. Che? Ciabatte del mare. Un paio di ciabatte. Era la pubblicità delle ciabatte, veramente mi dici? Era una pubblicità di ciabatte da mare e c'era una bellissima ragazza e lo slogan lasciati trasportare i tuoi sensi. Qui invece Krishna dice chi frena i sensi tenendoli sotto controllo e assorbe la coscienza in me dà certamente prova di un'intelligenza ferma. Poi uno se le compra lo stesso le ciabatte, però. E allora, leggiamo queste prime due righe della spiegazione di Prabhupada, che dice: questo verso attesta con chiarezza che la coscienza di Krishna è la perfezione dello yoga. Se non si è coscienti di Krishna, è assolutamente impossibile controllare i sensi. Allora, chiunque sia dotato di un minimo di sensibilità, di tatto, di intelligenza, di buonsenso, può capire immediatamente che l'unione col Supremo, yoga significa unione col Supremo, no? Che lo yoga, ovvero l'unione col Supremo, non può essere una cosa meccanica, respirazione, quindi legata, dipendente da una capacità di respirare in un modo piuttosto che in un altro, pranayama, o legato ad una capacità di rimanere, di mantenere una certa postura, quindi asana, non dipende, quello è un metodo meccanico. Una persona capisce che l'unione col Supremo non può essere dipendente da protocolli meccanici, quindi non è una cosa meccanica. Ci deve essere trasporto, giusto? Per unirmi con una persona ci deve essere trasporto, non si può servire con amore qualcuno che non si ama. Sembra una cosa banale, però questa è una cosa spiegata proprio qui da Krishna, da Prabhupada nella Bhagavad Gita, da qualche parte lo dice. Non si può amare qualcuno, non si può servire con amore qualcuno che non si ama. Non ha senso, è una cosa surreale, va bene, illogica. Quindi ci deve essere per forza trasporto, ci deve essere attaccamento, ci deve essere affetto per quella persona, in questo caso per la persona suprema. Quindi il servizio di devozione, il bhakti yoga, è il metodo naturale,
Tutti gli altri sono innaturali perché meccanici. Quindi automaticamente, impegnandoci nel servizio di devozione, ci si unisce a Krishna. Poi c'è il verso 62 che dice: contemplando gli oggetti, questo è famoso, il famoso circolo vizioso grafico della caduta, no? Contemplando gli oggetti dei sensi nasce l'attaccamento. Uno osserva e rimane attaccato a quella cosa. La voglio. Dall'attaccamento appunto nasce la cupidigia, la voglio, la passione egoistica, ne devo godere. E dalla cupidigia cosa nasce? La collera, perché appunto, come abbiamo detto prima, sensi più oggetti uguale sofferenza. La collera è una forma di sofferenza. No. Perché non godo come speravo, perché qualcosa che non è andata storto, poi è stata colpa degli eventi, è stata colpa di quello che mi ha impedito. È un circolo vizioso, no? Dalla collera nasce l'illusione, quindi si diventa proprio preda dell'inconsapevolezza, non si intende più, non si discerne più l'illusione, e quindi la confusione della memoria. Uno perde la bussola, come si dice, perde la memoria, ovvero perde la bussola, si dice in italiano, no? Non si ricorda più dove andare, dove non andare, qual è la vera direzione. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è persa, e allora si cade di nuovo nella palude dell'esistenza materiale. Quindi qui Krishna ci mette in guardia, attenzione. Verso 64: chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione ed è capace di controllare i sensi, osservando i principi regolatori della libertà, videya atma, principi regolatori della libertà, riceve la piena misericordia del Signore. Attaccamento, avversione. Allora, qui viene fornita proprio la descrizione del devoto. La descrizione del devoto: agisce sotto la guida del maestro spirituale e dei devoti, conformandosi alle regole, alle norme, quindi alle prescrizioni e alle restrizioni della coscienza di Krishna, e accetta di essere corretto. Il vero devoto accetta di essere letteralmente investito, proprio come un investimento. Si dice così, investimo, quando uno viene investito, c'è stato un investimento, no? Si dice così. Accetta volontariamente di essere letteralmente investito dalla apparente brutalità delle correzioni. Accetta di essere corretto. Questa accettazione volontaria produce degli esiti. Tutti fausti, tutti fortunati e felici per il candidato. Il primo è che essere investiti da questa, appunto, essere colti pienamente proprio da questo investimento correttivo da parte di Krishna, da parte del puro devoto, da parte del maestro spirituale, da parte dei devoti. Innanzitutto, cosa fa? Annulla il valore della ragione umana, questi rigurgiti di cultura tutta umana, tutta, quindi fallimentare, fallace, annulla questo valore. Cambiano i riferimenti, come abbiamo detto prima, cambiano i riferimenti. Il riferimento non è più quello che io penso sia giusto, il riferimento diventa quello che mi viene dato, ovvero quello che mi viene detto dalle autorità spirituali, dal maestro spirituale, dai devoti che si prendono, attendono la cura e la salvezza dell'anima, no? Quindi innanzitutto il valore della ragione umana, dell'intelligenza umana, perde valore. Seconda cosa, viene umiliata la tracotanza, l'arroganza, viene fiaccata la superbia, la presunzione. Giusto? Sai perché uno non accetta le correzioni? Perché pensa, ma chi ti pensi di essere tu? Ma che vuoi? La vede come un'ingerenza, come una intromissione. Ma questo che vuole? Autorità, lo dici tu. E si mette tutto in discussione. Vabbè, tutto, saltano completamente gli schemi. Quindi viene umiliata, quindi questa è umiltà, viene umiliata la tracotanza, la baldanza, l'arroganza. Viene, ok.
e riceviamo la comprensione che è assurdo dubitare della giustizia divina che si manifesta attraverso il maestro spirituale, le autorità spirituali autorizzate da Krishna. È assurdo, uno capisce, ma come sono stato stupido a dubitare fino ad oggi del valore, della valenza, dello spessore della volontà divina, della giustizia divina. Uno capisce, quindi si allinea, diventa devoto, così si diventa devoti. Quindi colui il quale viene investito da questo trattamento, sì, investito, perché all'inizio sembra proprio di essere investiti, giusto? Il devoto a questo punto accetta l'investimento non soltanto con docilità, ovvero con rassegnazione, ma proprio con gioia, con entusiasmo. E vai! Meno male che c'è qualcuno che si prende cura di me, che si prende la briga di riprendermi, correggermi, guidarmi, rimproverarmi. Meno male che c'è qualcuno che si prende la briga di fare tutto questo. Se no, come farei io? A briglia sciolta, così, militando sotto le truffaldine insegne della libertà. Ma tu dove vado? Come dite voi a Roma? Ma dove vai? Dove vado? Allora, quindi questa è proprio la descrizione del devoto. Verso 65. Le tre forme di sofferenza materiale non colpiscono più chi è stato toccato dalla grazia del Signore. Ecco, questa è la misericordia, questa è la grazia del Signore, quelle tre cose che abbiamo detto prima. Non colpiscono più le tre forme di sofferenza materiale, chi è stato toccato dalla grazia del Signore. E in questo stato di appagamento nella coscienza di Krishna, la sua intelligenza non tarda a divenire stabile. Cioè, in altre parole, se non c'è la soddisfazione che proviene dal servizio di devozione, se non c'è quella soddisfazione che abbiamo parlato prima, l'intelligenza non sarà mai stabile. L'intelligenza è la capacità di discernimento, di valutazione, di previsione, di analisi. Bene? Non sarà mai stabile, perché sarà in balia di una mente confusa, ovvero di sensi a briglia sciolta, i sensi bradi, liberi, tra virgolette liberi, schiavi degli oggetti dei sensi, schiavi della cupidigia, che sappiamo che la cupidigia, ovvero la passione egoistica, come la chiama Radhanath Maharaj, la passione egoistica si annida dove? Nella mente, nei sensi e nell'intelligenza, si insedia lì, si insinua lì e pregiudica tutto. Quindi non ci può essere pace. Come si va a vivere in pace in una condizione così, giusto? Non c'è sempre ansietà, inquietudine, come sarà, come non sarà, devo fare questo, no, è meglio che io faccia quest'altro, però mi piace fare questo, non c'è pace. Quindi se non c'è pace, figuriamoci se c'è felicità. Ashantasya kuta sukham, ashantasya sukham, ashantasya kuta sukham. No, non ci può essere felicità senza pace. E cosa succede invece a chi, chi procede, tra virgolette, libero, fuori dalla coscienza di Krishna? Lo dice qui. Chi agisce invece senza il minimo legame con Krishna è sempre in balia della sofferenza e non trova mai pace. Per quanto ostenti serenità e avanzamento spirituale, non trova in realtà mai pace. La coscienza di Krishna è una condizione spontanea di pace, che si manifesta solo quando il legame con Krishna è stabilito. E poi Krishna continua, verso 67, come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua. Che immagine, eh? Una bagnarola, vento impetuoso, la rovescia. È sufficiente che uno solo dei sensi sfrenati catturi l'attenzione della mente perché l'intelligenza venga trascinata via.
Non servirà a niente a quel punto dire, ma io ne controllo 4 su 5, sto a posto, oh, ne controllo 4 su 5, quasi 100%, ho fatto quasi l'unplane, ho fatto quasi strike, cioè tu, 4 su 5, oh, in un mondo che non ne controlla neanche uno, io ne controllo 4 su 5, no, basta quello lì per compromettere tutto, come un vento impetuoso che spazza una barca sul mare, sull'oceano, quindi bisogna controllare tutte e 5. O Arjuna dalle possenti braccia, chi invece distoglie i sensi dai loro oggetti possiede senza dubbio un'intelligenza ferma, stabile, tassia pragya pratishtita, un'intelligenza fissa, ovvero si riesce a controllarli tutti e 5 questi sensi solamente se si è concentrati su Krishna e sul suo servizio. Concentrato su Krishna e sul servizio a Krishna. Solo così i sensi sono controllati. Leggo la brevissima spiegazione perché è molto bella e importante. Spiegazione di Prabhupada. È possibile vincere la spinta del desiderio materiale solo con l'aiuto della coscienza di Krishna, cioè impiegando i sensi al servizio del Signore. Per trionfare sui sensi, come per vincere un nemico, bisogna usare una forza superiore, perché la sola forza umana non è sufficiente. Occorre che i sensi siano costantemente occupati al servizio del Signore, costantemente occupati. È sadaka, candidato alla liberazione, soltanto chi comprende che la coscienza di Krishna è l'unica a fornire la vera intelligenza e che quest'arte, ovvero l'arte della coscienza di Krishna, della pratica della coscienza di Krishna, deve essere coltivata con la guida di un maestro spirituale autentico. Quindi, a dispetto di quello che si possa pensare, l'accettazione di un maestro spirituale, giungere al momento in cui si può accettare un maestro spirituale, non è qualcosa solo per eletti, non so, come quei percorsi iniziatici, no? Sei giunto al prestigioso momento in cui riceverai l'iniziazione, fai parte. No, qui l'accettazione di un maestro spirituale autentico è un must, come dicono gli anglosassoni, è un dovere ineludibile, fa parte dei nostri doveri, non dei nostri diritti, cioè è un nostro diritto, però è un nostro dovere, un diritto dovere, innanzitutto un dovere. Capisci? Cioè dobbiamo farlo per la nostra stessa, per il nostro stesso bene, noi dobbiamo qualificarci per giungere ad accettare un maestro spirituale autentico, no? Verso 69. Quella che per tutti gli esseri è la notte è il tempo della veglia per chi ha il controllo di sé. Quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio raccolto. Allora leggo le prime tre righe. Dice: esistono due tipi di persone intelligenti, coloro che si servono dell'intelligenza sul piano materiale allo scopo ovvero di godere di sensi, e quelli che la usano in modo introspettivo per aprirsi alla realizzazione spirituale. Si può usare l'intelligenza per unirsi a Krishna, si può usare l'intelligenza per voltare le spalle a Krishna, sempre intelligenza. È gli uni definiscono pazzi gli altri. Il materialista che osserva la condotta e analizza la condotta di un devoto, pensa: questo è pazzo, ma che è pazzo che si reprime così? Com'è che ti disse il nostro amico lì a Prati, quello del cinema, com'è che ti disse il nostro amico filosofo? Com'è che ti disse? Stai attento, no, che disse, stai attento a tutte queste restrizioni, tutte queste, vai lì, no? Com'è? Più o meno ti ricordi il senso? Sei pazzo che ti reprimi così? Non è vita questa, non è vita veramente degnamente vissuta la repressione, perché poi diventi un depresso, frustrato. Vai con i sensi e lasciali trasportare dai tuoi sensi, ce li hai. Quindi pensano pazzo. Il devoto cosa pensa del materialista? È pazzo, si sta rovinando la vita.
perché non ha capito che sensi più oggetti relativi uguale sofferenza. Chi ce l'ha detto questo? Ce l'ha detto Krishna. Ce l'ha detto Krishna. Poi abbiamo sperimentato che è così. Verso 70. Simile all'oceano immutabile che non straripa mai, nonostante i fiumi che vi si gettano, solo la persona che non è turbata dal fluire incessante dei desideri può trovare la pace. Non certo chi lotta per appagarli. Stesso concetto. E Prabhupada dice, ecco come riconoscere chi è cosciente di Krishna, che non ha più la tendenza a godere dei sensi, anche se i desideri sono ancora presenti. Verso 71. Soltanto la persona che ha rinunciato ad ogni forma di piacere dei sensi, che si è liberata dal desiderio, che ha rinunciato a ogni spirito di possesso, questo è mio, la mia cosa, la mia famiglia, i miei figli, che ha rinunciato ad ogni spirito di possesso, non sono i miei figli, sono i figli di Krishna, quindi io li alleverò in coscienza di Krishna. Mi sono stati dati incomodato d'uso, non è roba mia. Non è roba mia, capito? Me la vedo io, me la gestisco io. No, questo significa rinunciare a ogni spirito di possesso, non lasciare le cose, le persone. Come abbiamo detto prima, vera rinuncia e falsa rinuncia. Vera rinuncia è utilizzare tutto al servizio di Krishna. Anche questo senso di famiglia, questo senso di paternità, di maternità, di... anche quello può essere, deve, anche quello deve essere utilizzato. Allora, rileggo, soltanto la persona che ha rinunciato ad ogni forma di piacere dei sensi, che si è liberata dal desiderio, che ha rinunciato ad ogni spirito di possesso e si è spogliata del falso ego, può raggiungere la vera pace. Che significa falso ego? Falso ego significa artificiale, aspirazione al dominio, allo sfruttamento, all'utilizzo egoistico, anche se sobrio, anche se virtuoso, come dice spesso Madhusevita Prabhu, no? Dice anche gli ecologisti, apparentemente sembrerebbero virtuosi, ma qual è il movente? Uno sfruttamento più sano delle risorse. Se roviniamo le risorse, roviniamo il pianeta, quando andremo a sfruttarne le risorse, sfrutteremo, mangeremo, berremo e respireremo prodotti inquinati. Allora verde, ecologia, trattiamolo bene il pianeta, così possiamo sfruttarlo meglio, ovvero i prodotti che ne ricaveremo saranno anche salutari, non saranno velenosi. Ma cosa c'è alla base? La stessa, come l'abbiamo chiamata? Artificiale aspirazione al dominio, quello è falso ego. Quella è proprio la definizione di falso ego. Conclusione, ultimo verso, 72. Come? Chi ha detto era ora? Chi l'ha detto? Era ora, l'ho detto io. Sono il miglior detrattore di me stesso, va bene. Allora, verso 72, questo è il modo spirituale divino di vivere che permette a chiunque lo segua di uscire dalla confusione. Chi lo intraprende, fosse anche in punto di morte, non è mai troppo tardi, può entrare nel regno di Dio. Hare Krishna. Quindi facciamo in modo che la Domus Hare Krishna, ora in questi giorni pubblicheremo il sito, ci saranno dei video, ci sarà, ecco, tutta una nuova campagna di informazioni, oltre che di raccolta fondi per questo progetto, affinché possa finalmente verificarsi questo evento così meravigliosamente auspicabile, ovvero la realizzazione di un nuovo tempio a Roma, nella capitale d'Italia, affinché tutti quanti possano impegnarsi nel servizio di devozione al Signore, leggoci la Prabhupada, e possano così controllare la mente e i sensi e realizzare il pieno successo dell'esistenza. Allora, qui c'è Paola che dice: quando si comprende un proprio limite o difetto o errore, si prova una incredibile sensazione di leggerezza e liberazione. Provato sulla pelle. Grazie ai devoti, grazie a Mauro.
Grazie a voi. Hare Krishna. Allora, buona giornata in coscienza di Krishna, riflettendo su questi aspetti, su questi argomenti che si rivolgono direttamente alla coscienza di ognuno, alla mia come alla vostra, e ci vediamo domani con un nuovo studio sulle scritture vediche e un nuovo studio sullo Srimad Bhagavatam. No, domani è Chaitanya Charitamrita, giusto? Domani è giovedì. Domani è Chaitanya Charitamrita. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grantharaja Srimad Bhagavatam ki jai, Nitya Gaur Premanande, Hari Hari Bol, e non esultare, Jai Goranga. Sì, ho finito, allora? Hare Krishna.